Lei non intende farci aprire il giorno 4, ma noi riapriremo. Io aprirò il 4 maggio o con il protocollo del governo o senza protocollo del governo perché le risorse sono finite. Caro governo, il 4 maggio o ci fate riaprire voi o riapriremo noi. Non siamo più le vostre marionette. Vi dico chiaro che noi il 4, o con la vostra ordinanza, senza ordinanza, noi apriamo lo stesso, siamo pronti a scendere in piazza, adesso basta. Ok, giorno 4, o apriamo o facciamo una rivolta a tutta la Sicilia e siamo veramente in molti. Ascoltate il suo messaggio, fatelo girare. 4 maggio, ma non voi, io vado a riaprire. Governo irresponsabile, non stai facendo niente. Noi apriremo il 4 maggio, sicuramente, anche se tu non vorrai. Se il 4 maggio non ci fa riaprire, io il mio negozio lo apro lo stesso e nonostante ciò scenderò in piazza a fare un casino, perché non può essere più questa situazione, non si può stare più a casa, basta. Sono già incazzato, io giorno 4, fino al giorno 4 farò il bravo ragazzo, ma dopo giorno 4 io mi metto a lavorare. Mi acconta? Lei è tutelato che c'ha lo stipendio di 20.000 euro se ce l'ha, che pure di più. I suoi figli stanno tutti bene. Ma i nostri figli a chi ci pensa? Se non state lasciati soli da voi. Ma chi è che ci aiuta a noi? Comunque, noi come tutti i colleghi, il giorno 4 apriamo maggio. Dopo di ciò ci facciamo sentire e scendiamo tutti in piazza, colleghi, tutti. In questo momento abbiamo finito le nostre risorse. Non sappiamo cosa dobbiamo fare. Darete la possibilità di aprire entro il giorno 4 maggio? O dobbiamo fare qualcos'altro? Dobbiamo andare in strada e andare a distruggere qualche supermercato e quant'altro? Signor Conte, il 4 maggio, o con il suo decreto, o senza il suo decreto, io aprirò la mia parrucchieria e sono disposto, insieme ai miei colleghi, a scendere in piazza e a fare più casino possibile per tutelare i nostri figli. Io giorno 4 vado a riaprire o con il decreto o senza, vado a riaprire il mio negozio.